Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati su Blitz Game o benvenuti se non vi siete ancora iscritti al canale. Mi raccomando, mettete un like ai video che vi piacciono e fatemi sapere se avete dei suggerimenti di qualche tipo. Allora, in Tropico 3 qualcuno mi aveva proposto, visto che io faccio la guardia giurata come mestiere, di mettere la polizia. Allora, dove cavolo è la polizia? Caserme. Pompieri possono essere sicuramente utili. La clinica anche. La polizia non c'è. Va bene, no, non va bene, però io non so. Ah, stazione di polizia. Buono. Tac. La, anzi, no, la mettiamo qui. Mettiamola da questa parte. Una. Poi avevamo detto i vigili del fuoco, i pompieri. Spero che non si limitino al loro raggio d'azione, perché allora abbiamo qualche problema. Boh, proviamo a metterla qui e vediamo se c'è qualche incendio da questa parte. Gli aeroplani hanno rivoluzionato l'arte della guerra, ma Tropico ancora non ha una flotta aerea. In un comunicato ufficiale il palazzo ha dichiarato: imparate a pilotarne uno e poi li acquisteremo. Beh, mi sembra sensata la cosa. Presidente, mi sento ispirato. Ho risolto il problema del capitalismo. Non mi sembrava fosse un problema il capitalismo, però va bene così. Allora, costruisci rimessa degli autobus, costruisci fermata degli autobus. Tutte e due. Perché solo due? Bene. Fermata autobus sarà qui. Allora, rimessa autobus, la potrei fare qua. Aggiungiamo un secondo turno. Finisci, finisci di costruirla. Buono. Buono, siamo a corto di soldini, ragazzi. Veramente a corto di soldi. La cosa non mi piace per niente. Un'altra giornata, un altro accordo concluso. Pescare, il dottore raccolgono davvero 25 unità di molluschi e crostacei. Sì. E a che scopo? Ricordi la storia dell'uomo che ha costruito la sua casa su fondamenta di sabbia, presidente?
ha una faccia veramente antipatica e anche la voce. Comunque, costruisce un ufficio doganale. Va bene, costruiamo un ufficio doganale. Non so dove sia. Qua? Ufficio doganale. Non ho abbastanza dindi. Aspettiamo un attimo. Tutti hanno degli amici, giusto, Press? Ed è giusto aiutare gli amici, vero? Va bene, accettiamo la missione delle nozze di cocco. Stagione di cocco. Credo che dovremo cominciare a utilizzare anche quest'isola a questo punto. Va bene, come si fa ad usare un'altra isola? Porto per i trasporti, piattaforma di attracco, fondo. Ditemi se la mia supposta è corretta. Ricordate, Tropico può essere invasa in qualsiasi momento. Tenete a portata di mano il vostro kit di sopravvivenza. In caso di un attacco di panico, soffiate nel sacchetto di carta. Tutto legittimo. Allora, l'autoporto per i trasporti lo possiamo mettere qui. Forma di attracco la possiamo mettere qua. Qui ci facciamo la strada. E piantagione di cocco la possiamo mettere qui. Immagino che serviranno dei dormitori anche da questa parte. I suppose, ragazzuoli. Boh, più di così al momento non so cosa fare. Allora, vediamo un po'. Continuiamo a fare delle cacce al tesoro, cosa volete che vi dica? Perché vengono sempre utili. Soprattutto si trovano i soldi. Come avete visto nei gameplay precedenti, probabilmente non supererò mai i 15-20 minuti di video, ecco. Perché non credo sia particolarmente utile superare di così tanto i video, che poi le persone non hanno... Qualcuna di queste offerte ti sembra interessante? Sono tutte legali. La chiesa l'avevo già toccata. Questa. E... per ora potrebbe essere sufficiente. Allora, vediamo di emanare qualche editto, se può. Aumenta di 10 la qualità generale del cibo. Sviluppo per quanto la gente ami dormir sotto las estrellas... questo è comodo, però no, per ora no. Il lavoro è fatica. Chiesta obbligatoria. Aumenta la qualità del lavoro di ogni posto di lavoro del 15%.
però riduce l'efficienza del 12%. No, niente pasti gratis. Allora, ogni volta che prelevano un cibo, faccio un edificio produttivo industriale. Beh, questa mi piace però. Dai, possiamo fare una cosa di questo tipo. Niente pasti gratis. Sarà anche una tradizione tropicale. Poi come facevo a tassare la chiesa? Non si può. Non avevo fatto la ricerca. No, è ora di farlo. Ok. Buono. Dunque, non mi sembra che stiamo facendo molto progresso a livello economico, però beh no, ricavo atteso semplicemente più alto. Le auto volanti saranno il futuro? Solo se Tropico vincerà la guerra. Quindi ricordate, se volete le auto volanti, siate vigili e comprate obbligazioni di guerra. Non funziona proprio così, ma va bene lo stesso. Dai. Allora. Sì, i raid come vanno? I ratti stanno tornando. Va bene. Vediamo un po'. Efficienza. Perché 35%? Partita meno 36. È in multicultura. Va bene. No, non va bene, ma è lo stesso. Qua tanto duo 35, va bene, dai, usa il broker qua. Sblocca slot, va bene. Stanno andando. Potrei migliorare un po' l'esportazione di cotone. Piantagione, cotone. Oh, che bella area questa. Sì, allora facciamola qui. Facciamone un'altra di cotone. Facciamo qualche altro dormitorio. Posizione a capolinea degli autobus. Posizioniamolo qui. Sistema fermata auto. Facciamo qui.
I nostri compagni gioiscono per il tuo Un po' di dindi sono entrati. Devo allearmi con una superpotenza. Con chi potremmo allearci? Io di solito nei giochi mi alleo sempre con l'asse. Però dipende da come si è messo. Come facciamo a vedere? Tutti hanno degli amici, giusto, Press? Ed è giusto aiutare gli amici, bene, vero? Produciamo il mais anche. Dov'è? Piantagione. Il mais. Cioè, è quello che c'avevo. Perfetto. Allora. Mettiamola qui. Produzione rapida e multicultura anche qui. Perfetto. Posti occupati ce ne sono un po' pochini. Va bene. Ho molti disoccupati. Zero. Senza tempo zero. Quindi qua manca proprio il personale. Va bene. Tropicani a favore dell'azione militare avvisano che può succedere qui. Quindi ricordate di donare le vostre munizioni per alimentare le risorse dei nostri coraggiosi soldati. Certo. Allora. Il broker cos'altro vuole? Politica. Qui sono i rapporti migliori per con gli alleati, però. Mi dispiace, perché con l'asse ho anche una rotta commerciale da dover completare. Però mi alleerò probabilmente con gli alleati. Che stupido gioco di parole. Ragazzi, sono già 18 minuti che registro. Io vi saluto, ricordatevi di mettere un like all'episodio e noi ci ribecchiamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao ciao!